si hanno fatto bene. Poi ha avuto pure una defezione addirittura all'inizio della partita, perché Ricciardo, che era andato tra gli ufficiali, cioè tra gli 11 che dovevano scendere in campo, poi non è sceso dall'inizio perché ha avuto una sindrome influenzale, stava poco bene, però poi è riuscito a entrare e ha partito in corsa al posto di Santana proprio negli ultimi minuti, quando già il Palermo stava vincendo 1-0 grazie alla rete di Felici. Bene anche l'FC Messina, che naturalmente ha vinto, come ha detto voi, contro il Marsala, e sta facendo un campionato tutto sommato discreto. Non penso che siano due le squadre, le due messinesi, mi riferisco, che possano entrare in quella lotta forse per i playoff, però naturalmente mai dire mai, perché vedo sicuramente messe meglio e che possono competere magari fino alla fine col Palermo, Savoia, lo stesso Licata, Biancaville, Acireale, magari il Giuliano. Potrebbe perdere dei punti andando avanti in questo campionato, però magari le due messinese si possono accontentare di mantenere per quest'anno la categoria. Naturalmente sorride anche la Palmese, che ha ottenuto ancora un altro punto, ha dato morale quel punto ottenuto contro il Palermo in casa delle Roccelle, e si porta a 7 punti. Certo, la situazione è sempre disastrosa perché è all'ultimo posto in classifica, così come è disastrosa obiettivamente la situazione del Corigliano Calabro, che si trova al penultimo posto in classifica con solo 9 punti in classifica, e non riesce a uscire praticamente da quel giro di portare a casa praticamente nessuna vittoria. È riuscito sì a pareggiare contro il Troina, però il Troina sappiamo che in queste ultime settimane sicuramente ha perso forse qualcosa rispetto alle prime partite, perché come avevamo detto il Troina, ricordiamo, squadra che si trova in provincia di Enna, abbiamo detto era una delle sorprese del campionato, però pian piano sta perdendo punti in classifica, chissà cosa succede, però ci sono dei momenti. Naturalmente può anche succedere questo. Questo, diciamo, è il quadro completo di questa girone I. Benissimo, abbiamo detto del Palermo, sembra quasi non sappia forse più segnare, ha ridotto il numero di marcature, però il vantaggio resta così tanto netto sul Savoia che al momento sembra difficile ipotizzare un qualche scossone. Mentre però la lotta per la zona playoff è estremamente accesa, se a dir poco. Beh, sicuramente sì, come ti hai detto voi, sicuramente il Palermo, diciamo, alla fine poi magari vincerà sicuramente questo campionato e questo girone I, e andrà in Serie C, perché comunque 8 punti alla seconda e 10 dal terzo posto sono davvero assai. Ricordando che il Palermo comunque obiettivamente rimane sempre il miglior attacco di questo girone, con 26 reti messe a segno, e anche la migliore difesa con solo 7 reti. Subite. Ricordiamo che ha avuto la sfortuna di oggi mancava praticamente sia Sforcini, sostituto ideale e naturale di Ricciardo, quando lui non ha potuto scendere in campo, e poi Ricciardo si è sentito pure male, quindi praticamente il Palermo ha giocato senza una punta vera e propria di ruolo, perché sia Felici che Santana sono degli esterni più che una punta, punte centrali. Per quanto riguarda la lotta per i playoff, sicuramente sì, ci sarà una grande bagarre, perché come ha detto le squadre stanno facendo bene, sono sicuramente Licata, Biancavilla e Savoia naturalmente, se poi alla fine arriverà effettivamente al secondo posto. Però occhio anche alla Cireale, che è naturalmente una di quelle squadre che già fin dall'inizio insieme a Savoia sono state indiziate per poter lottare addirittura per il primo posto. Però c'è anche la sorpresa Troina, che magari per ora ha avuto un momento no, e può capitare, ma potrebbe naturalmente insidiare questo posto, perché ricordiamo poi si va dal secondo al quinto posto per giocare con i playoff. E come vi ho detto, forse sia le due messinesi magari le vedo forse un po' più distanti da poter entrare in questa lotta, perché non hanno continuità, hanno dimostrato di non essere continue sul campionato. Spesso magari una riesce a vincere 2 partite consecutive e poi arriva la sconfitta, oppure fanno un pareggio, una sconfitta e poi una vittoria, quindi questo magari non gli può permettere di arrivare in quella zona playoff, magari per poter anche ambire magari a ottenere la promozione. Per il primo posto sembrano i giochi fatti, anche se ancora, ricordiamo, siamo arrivati alla 13ª giornata e ci sarà una partita importante la prossima settimana, proprio Giuliano Palermo. Certo, se il Palermo vincerà anche contro il Giuliano, per me darà un segnale davvero importante a questo girone. Benissimo, ora noi in attesa di questo big match abbiamo avuto il piacere di averti avuto con noi quest'oggi, Rosario, e per noi è veramente tutto, ci aggiorniamo domenica prossima. Sicuramente ci sentiamo domenica prossima, dove io ovviamente sarò anche in trasferta per seguire questa gara a Giuliano-Palermo, e poi naturalmente ci sentiremo sempre intorno alle 19 per raccontare ovviamente tutto quello che è successo in questo girone. Grazie, un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie, un saluto e un augurio di buona serata a Rosario Carraffa di tuttopalermo.net. Alessandro, okay, quest'oggi siamo andati un po' lunghi, abbiamo sforato la nostra ora e mezza, però il bello di una web radio è proprio questa, avere, tempi lunghi. C'erano tante cose da raccontare e è stato veramente avvincente aver seguito da questa cabina di regia le vicende di tutti quanti i gironi, in pratica tranne la Val d'Aosta, tutta quanta la penisola. L'unica regione non presente. E allora Alessandro, grazie per essere stato qui con noi anche quest'oggi, per avermi supportato in questa trasmissione. E buona serata da Fulvio Ventura e Alessandro Natali. A domenica con una nuova puntata di Come Domenica. A presto. A presto.